Il Covid purtroppo non è sconfitto e trova nuovi modi per colpire. Sotto osservazione, dopo il boom di contagi in Gran Bretagna, sono mutazioni e sottovarianti del virus, come ad esempio la Delta Plus. Abbiamo chiesto al direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia della ASL di Pescara: ci dobbiamo preoccupare ulteriormente? La variante Delta Plus è stata isolata in Italia ormai in tutte le regioni. Parliamo di fino a ieri 93, 95, tra 90 e 100 isolamenti. Però in tutte le regioni è stata segnalata anche in Abruzzo qualche tempo fa, peraltro dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Ci dobbiamo preoccupare? Secondo me no. Perché? Perché ci sono due linee di pensiero. Allora, alcuni autori pensano che sia più infettante di Delta e che possa quindi generare un numero di casi in più attorno al 10-15%. Secondo altri, invece, le due mutazioni puntiformi che fanno praticamente distinguere tra Delta Plus e Delta, non sarebbero poi così importanti a modificare in maniera importante appunto la proteina Spike e quindi a dare a questa variante, che poi variante non è perché la variante è Delta, diciamo questo sottotipo di Delta, forse la possibilità di interagire meglio e quindi dal punto di vista, diciamo, del virus con l'ospite e dare più danno. Probabilmente non sarà così, cioè non sarà così aggressiva questa Delta Plus, e ciò non toglie che però noi dobbiamo comunque stare attenti, anche perché noi siamo protetti perché ci siamo vaccinati. E il doppio vaccino, ovvero la terza dose che bisognerà cominciare ad essere fatta, ci garantisce sicuramente da Delta e quasi sicuramente anche da Delta Plus. Ma l'Abruzzo è pronto per la terza dose? Già sono iniziate le terze dosi. Sì, l'Abruzzo è pronto, l'Abruzzo è fra le regioni che hanno eseguito il maggior numero di seconde dosi. E già sono cominciate le terze dosi. Le terze dosi al momento sono riservate ai soggetti fragili e agli operatori sanitari. Io stesso, ad esempio, mi sono vaccinato di terza dose. E perché questo? Perché la terza dose è importante? Perché dopo 6-7 mesi dalla seconda dose c'è una percentuale nell'ordine del 30-40% di soggetti, e sono per lo più soggetti anziani, fragili e con comorbilità, che perdono in maniera importante l'immunità nei confronti di SARS-CoV-2. E quindi cominciamo dopo 6 mesi a fare questa terza dose, che ci garantirà un autunno ed un inverno più tranquilli, perché sappiamo che questo coronavirus, come SARS-CoV-2, come tutti i coronavirus umani, incide di più con il freddo, motivo per cui, ad esempio, in Europa, dove, nel nord Europa, dove adesso già fa molto più freddo che qui nel Mediterraneo, c'è un gran numero di casi e anche un relativamente gran numero di ospedalizzati e di decessi. Qual è la situazione attuale in Abruzzo? Abbiamo visto nei bollettini che sono aumentati i positivi, sono aumentati anche i ricoveri, ci dobbiamo preoccupare? Io francamente mi aspettavo questo lieve rialzo nella percentuale dei soggetti infetti e di conseguenza dei soggetti ospedalizzati e anche di qualche decesso in più. Fortunatamente parliamo di un numero contenuto, quindi limitato, di soggetti. Peraltro i soggetti che vengono ospedalizzati all'80, forse anche al 90%, sono soggetti che non hanno avuto nessun inoculo di vaccino, mentre quel 10-20% che viene ospedalizzato, e poi può capitare, perché è capitato che
può morire anche di Covid-19. Si tratta appunto di soggetti che hanno avuto anche tutte e due le dosi, ma soggetti molto anziani con delle comorbidità. Quindi io mi aspettavo questo lieve rialzo del numero dei casi per due ordini di motivi. Il primo è perché comunque ha cominciato a fare un po' più di freddo. E di conseguenza, il secondo motivo, si vive di meno all'aperto e di più al chiuso. Se vogliamo, c'è anche un terzo motivo, che vedo molte persone, o perché sono stanche, o perché pensano di essersi immunizzate al mille per mille, che ad esempio non portano più la mascherina, la tengono abbassata. E questo invece, purtroppo, noi non lo possiamo fare. Anche con due o tre dosi di vaccino, perché sappiamo che questi vaccini, che hanno una grande qualità, cioè quella di non farci morire, purtroppo ci possono fare infettare e quindi di conseguenza farci stare male, magari non molto male, ma in questa maniera faremo il gioco del virus, diffondendo il virus fra i fragili o fra coloro che purtroppo non si vogliono vaccinare. Quindi il consiglio è di mantenere le indicazioni, di continuare ad usare le indicazioni che si sono sempre dette, quindi mascherina soprattutto, lavaggio mani e distanziamento. Se tutti quanti noi portassimo le mascherine, non ci sarebbe assolutamente circolazione del virus e quindi di conseguenza potremmo contenere la circolazione in Italia. Diverso è il discorso a livello, diciamo, mondiale, perché sappiamo che le varianti si generano nei soggetti immunodepressi, soprattutto AIDS del terzo mondo, dove appunto in questi soggetti il virus può rimanere per molti, molti, molti mesi e quindi di conseguenza può incontrare altri ceppi e fra di loro appunto generare con l'unione fra di loro, generare altri virus evidentemente diversi. Oppure possono mutare all'interno dello stesso organismo, appunto perché rimangono per molto tempo. Se non ci vacciniamo tutti nel mondo, purtroppo continueranno a generarsi queste varianti. E dove si andrà a finire, francamente, io non lo posso prevedere, però potrebbe anche succedere che questa pandemia possa durare ancora molti anni, se non ci vacciniamo tutti.